Un anno fa le colonne dei camion militari che portavano via le bare da Bergamo fecero il giro del mondo. Ieri il Senato della Repubblica ha approvato all'unanimità la giornata nazionale delle vittime di Covid, che oggi noi siamo qui a ricordare. Di un anno come questo ciascuno conserverà una sua memoria. Per mesi ho ascoltato il respiro lento della nostra città. Non c'erano suoni, solo le ambulanze, certo, ma quello era un flusso continuo che trapassava l'anima e la mente. Quel 20 di marzo è stata una bufera sulle nostre vite e non è stato facile convincersi che da ogni difficoltà nasce un'opportunità, perché nel frattempo abbiamo assistito inermi a una guerra. Tutto è cambiato rapidamente, le certezze sbriciolate in una manciata di giorni che avrebbero dovuto annunciare la primavera e che invece ci hanno calato in una nuova stagione. In un nuovo mondo fatto di distanziamento e di bollettini di morte, di mascherine, di ansie nuove e antiche. Basta scorrere questi mesi di resistenza collettiva per comporre un film di dolore, sgomento, difficoltà, cadute, morte, ma anche forza, comprensione, umanità, solidarietà. Nel 2020 tutto è cambiato, fuori e dentro di noi. Mesi che rimarranno come cicatrici sulle nostre pelle e come monito nei libri di storia. Andrà tutto bene, lo abbiamo scritto sui muri, sull'asfalto, sul cuore, perché quando tutto va male, l'ottimismo è l'unica medicina. Oggi siamo qui dopo un anno, la primavera ancora alle porte, con le stesse paure e con tanti perché, ma anche tanta speranza che consegniamo a quest'opera che resterà in questo luogo a ricordarci tutti i nostri cari che non ci sono più, che se ne sono andati spesso da soli, senza un'ultima carezza. Un ultimo bacio anche da lontano. La città è più povera. In questo anno se ne sono andati molti cari novatesi, che da qui, da questa finestra, noi potremo ancora salutare. Quello che abbiamo di fronte ai nostri occhi è un luogo di memoria, ma anche un luogo vivo, che crescerà nei prossimi anni. Grazie al contributo della città e in particolar modo delle nostre scuole e delle nostre associazioni. È un luogo verde dove, insieme a questo meraviglioso albero che rappresenta la vita, che porterà le gemme, che porterà il verde, coltiveremo il ricordo di chi non ce l'ha fatta, volgendo al contempo uno sguardo speranzoso al futuro. Un luogo in cui ricordi, riflessione, speranza e dolore, sentimenti che abbiamo colto dall'animo sensibile di chi ci ha ispirato e aiutato a disegnare questo luogo, che io ringrazio dal profondo del cuore, possano fondersi in un unico messaggio. Quest'albero, questa finestra e questo spazio verde sono gli elementi concreti di una giornata che non vuole essere soltanto celebrativa, ma che vuole essere soprattutto un momento di sottolineatura della forza e dei valori dell'essere comunità. Oggi noi siamo qui per ringraziare tutte le persone che nella nostra Novate si sono impegnate per gestire e affrontare la pandemia. Rivolgo un sentito ringraziamento ai medici, al personale sanitario, ma anche a tutte le persone
che lavorano nei servizi essenziali e che hanno garantito la prosecuzione delle attività che erano consentite in quelle durissime settimane della scorsa primavera. Grazie alle forze dell'ordine, alla polizia locale, alla protezione civile, alla SOS, ma un grazie profondissimo ai tantissimi volontari delle nostre associazioni del territorio che hanno lavorato su più fronti per assistere le persone più fragili. E grazie anche alle persone che nel rispetto delle restrizioni, con la loro presenza, testimoniano il significato più vero di questo luogo che stiamo inaugurando. Grazie a Monsignor Luca Raimondi, che ci onora della sua presenza e ci sorregge nella preghiera, a testimonianza della sua grande vicinanza ai nostri territori. La realizzazione di questo spazio è stata resa possibile grazie alla generosità della ditta Miculi, del gruppo Parolo, della fonderia Cubro e della Proloca, sempre attenti e disponibili. Quando la città li chiama, loro ci sono sempre. A voi le espressioni di ringraziamento da parte di tutta la città. Avremmo voluto che oggi su questo prato ci fossero tante persone. Avevamo sognato che questa giornata segnasse la fine della lotta alla pandemia. Non ci siamo ancora, siamo vicini, ma non ci siamo ancora. E allora, in questo tempo che sembra non avere fine, facciamoci aiutare dalle parole di Papa Francesco. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vite, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci tutti sulla stessa barca, fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti e nessuno si salva da solo. Porgo il mio saluto più cordiale alle persone qui presenti e alle autorità, primo cittadino, alle autorità militari, civili, associazioni presenti, a tutti voi che siete qui, anche a chi ci sta seguendo via streaming. Porgo il mio saluto che, come responsabile per l'Arcivescovo di Milano, e vi porto anche il suo saluto, la sua preghiera. Per questa zona voglio che davvero questo saluto, questa preghiera, questo momento di benedizione sia davvero una consolazione senza barriere anche per chi non è cattolico, del vostro concittadino, anche per chi non crede e che rispettiamo. Perché vedete, davanti al mistero della morte, del dolore, quando siamo piegati dalla sofferenza, non ci possono essere distinzioni, neanche religiose. Certo, ci possono essere risposte diverse. Per noi cristiani la finestra che si aprirà qui alle mie spalle, che troppo inaugureremo, per noi cristiani questa finestra dietro ha un volto, ha uno sguardo che è quello di Cristo. Ma penso che questa finestra debba aprirsi anche per fratelli e sorelle di altre religioni, per chi non crede in nessuna religione, debba aprirsi comunque con uno sguardo di speranza. Molti hanno chiesto come mai questa enfasi, quando magari per altre tragedie, per altre malattie si muore. Come giustamente diceva il vostro primo cittadino,
signora Sindaco, questa morte ci ha preso impreparati, perché per la prima volta abbiamo scoperto una malattia che ci isolava, che ci rendeva muti, sordi, ciechi, incapaci anche di tatto. E quindi questo è il dramma che oggi vogliamo ricordare, perché una società che dimentica non ha futuro. Chi non ha memoria delle esperienze dolorose non può consegnare nulla alle giovani generazioni. Ecco, io vorrei che, oltre alla preghiera che diventa consolazione per chi crede verso l'eternità, oltre alla preghiera che accomuna anche credenti di diverse confessioni religiose, anche per chi non crede, per tutti noi, ci fosse il ragionamento, la consapevolezza di riscoprire ciò che consideravamo inutile. Sembra inutile tenere una mano a chi se ne sta andando. Non lo salvi dalla morte, non gli risparmi il dolore. Sembra inutile un bacio, una carezza in quel momento. Sono più utili i farmaci, quelli che alleviano il dolore. Eppure abbiamo scoperto che quella carezza, quel bacio, quello sguardo inutile è ciò che ci è mancato, e vuol dire che allora inutile non è. E io penso che per tutti noi, sì, in questo siamo accomunati tutti, siamo chiamati a riscoprire davvero tante cose nella vita di tutti i giorni che consideriamo inutili, come la gentilezza, il garbo, il sorriso, il saluto, il rispetto delle cose degli altri che sono di tutti, il fare fatica insieme. Spesso consideriamo queste cose secondarie, inutili. No, ciò che consideravamo inutile dopo questa pandemia diventa davvero ciò che ci è utile da ricordare e da vivere. Con questi sentimenti nel cuore, davvero vorrei che arrivasse una carezza dal cielo a tutti coloro che piangono. E penso che il modo migliore che abbiamo per asciugare le lacrime di tutti sia sentirci, come dice Papa Francesco, fratelli tutti.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Sorelle e fratelli, ricordiamoci di coloro che ci hanno lasciato. In questo luogo, nel corso di quest'anno, ci siamo radunati diverse volte per dare l'estremo saluto. Ricordiamoci dei nostri fratelli e sorelle che ci hanno lasciato, specialmente coloro che sono state vittime della pandemia. Pensiamo a tutti coloro che hanno dato la vita perché la pace, la giustizia e la libertà siano rispettate. Essi ci hanno aiutato a diventare quello che siamo. Preghiamo. Davanti a questo monumento, vicini alla tomba dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, eleviamo a te, Padre della vita, il nostro grido di dolore e la nostra fiduciosa preghiera. Fa che, completamente purificati dal tuo spirito, i tuoi fedeli possano aprire gli occhi alla vivida luce del tuo regno e nell'ultimo giorno siano anche loro rivestiti di quel sole che non conosce tramonto, Cristo, tuo Figlio. Egli, risorto da morte, vive e regna con te nei secoli dei secoli. Signore, Padre buono e misericordioso, ascolta la preghiera delle tue figlie e dei tuoi figli in questo tempo oscurato dalle ombre della malattia e della morte. La Pasqua di Cristo, verso la quale siamo incamminati, illumini il nostro pellegrinare. Donaci occhi, mente e cuore per sostenere le famiglie, soprattutto le più provate, per prenderci cura dei bambini, accompagnare i giovani, dare forza ai genitori, custodire gli anziani. Dona guarigione agli ammalati, pace eterna a chi muore. Indica ai governanti la via per decisioni sagge e appropriate alla gravità di quest'ora. Dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, a chi si occupa dell'ordine pubblico e della sicurezza, affinché siano generosi, sensibili e perseveranti. Illumina i ricercatori scientifici, rendi acute le loro menti ed efficaci le loro ricerche. Lo spirito del risorto sostenga la nostra speranza. Per la forza del suo amore, o Padre, rendi ciascuno artigiano di giustizia, di solidarietà e di pace, esperto di umanità. Donaci il gusto dell'essenziale, del bello e del bene, e i gesti di tutti profumino di carità fraterna, per essere testimoni del Vangelo della gioia fino al giorno in cui ci introdurrai con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe e tutti i santi al banchetto eterno del Regno. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Prima invochiamo la benedizione simbolicamente su coloro che sono sepolti qua, su tutti i vostri cari, ovunque essi siano sepolti. Questa benedizione arrivi anche al cuore di tutti coloro che piangono. E poi benediremo il monumento che abbiamo qui alle spalle, con questo sguardo sull'eternità, sul futuro, sulla speranza. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo che ci ha fatti i tuoi figli ed eredi della gloria futura. Questi nostri sorelle e fratelli defunti e tutti i defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
La tua benedizione agisca in noi, Signore, ci trasformi con la sua potenza rinnovatrice, perché possiamo essere interamente disponibili. Benedici col Signore questo monumento a memoria di tutti coloro che ci sono cari. E come dice questa targa, quelli che ci hanno lasciato non sono assenti, sono invisibili, tengono i loro occhi pieni di gloria, fissi nei nostri, pieni di lacrime. E ora, ringraziando ancora questo invito, vi do la benedizione del Signore a tutti coloro che sono qui, a coloro che ci seguono anche da casa via streaming. Il Signore porti consolazione e pace, e che la prossima primavera sia davvero, speriamo, foriera di buone notizie. E scusate se lo dice il Vescovo questo, magari fidiamoci un po' meno delle notizie che circolano e fidiamoci un po' di più delle nostre istituzioni. Abbiamo bisogno di riprendere la campagna vaccinale, abbiamo bisogno di essere certi che l'immunità di gregge sia un traguardo che dobbiamo raggiungere il più presto possibile, con la responsabilità di tutti. Questo mi sembra importante. Nel rispetto delle regole, di tutto ciò che possiamo fare per dire una cosa che oggi non va di moda, ma che mi sembra importante. Prima gli altri. E gli altri siamo noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, creatore e padre, che nella risurrezione del suo figlio ha dato ai credenti la speranza di risorgere, e fonda su voi la sua benedizione. Amen. Cristo, che ci ha redenti con la sua croce, ci rinnovi nel suo amore e doni a tutti i defunti la luce e la pace eterna. Amen. Lo Spirito Consolatore vi conceda di godere la felicità promessa di chi attende l'avvento del Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. E grazie ancora a tutti voi.